Ciao amici, ciao a tutti. Oggi vi voglio fare un video un po' fuori dal comune, nel senso che, come da titolo, è una folle giornata sul bracco, nel senso che praticamente oggi ci sono 35 gradi, è la giornata più calda dell'anno, considerata così qui in Liguria. E io ho deciso di venire giù in garage con la Twingo di mia madre. Prenderò la mia Twingo che sono 3 settimane che non la guido, sperando che vada in moto, se no il video non ha senso. E vado sul bracco, ovviamente aria condizionata a stecca e niente, poi farò un giro, la porterò fino a casa mia a Sestri e stasera la riporto ad Eiva, in quanto non la voglio lasciare assolutamente sotto il sole dell'estate, ma era più per fargli fare qualche chilometro e vi farò dei video e poi li attacco uno all'altro e poi ci faccio il video finale per descrivervi la giornata. Per il momento, a dopo. Eccomi, ecco, sono a bordo della mia meravigliosa Twingo RS. Vediamo subito se si può fare la giornata, si può continuare. Qua sono le chiavi. Inseriamo nel quadro. Ecco. Batteria mi sembra che ce ne sia ancora un po', vediamo se va in moto. Ok, si è accesa. Dopo 3 settimane, ragazzi, 3 settimane la macchina è andata in moto. E questo è già un bel motivo di gloria. Bene, 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 bene. Facciamo un attimo riscaldare, facciamo un attimo girare i cilindri. Benzina ce n'è abbastanza per fare tutto. L'idea è che a questo punto, visto che la macchina è andata in moto, ci faremo questo giro e poi quando rientro stasera la laverò sicuramente perché è un po' sporchino in effetti. Dopo 3 settimane che non la uso in garage. L'ultima volta che l'avevo usata non l'avevo lavata, quindi ormai si parla più di un mese che non la lavo, però ha vissuto sempre in garage, per carità, questo è indubbio. Ci si vede dopo. Eccoci. Allora, siamo arrivati praticamente sulla strada che porta a Tagliamento. Qua ci sono 34 gradi, ovvero un grado, lo vedete lì, un grado in meno che giù al... In passeggiata a mare era evidente perché comunque giù fa molto più caldo, ci picchia, invece qua siamo più in alto, quindi per il momento va bene. Comunque io sono andato su in aria condizionata a stecca e quindi adesso vi faccio una panoramica di fuori. Urca, 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 sono sceso dalla macchina, qua c'è da morire, da sciogliersi. Ecco la Twingo, come sempre. Ecco qui. Qua c'è il passo del bracco. E noi adesso andremo lassù, verso Tagliamento. Comunque, ragazzi, per il momento siamo arrivati a metà strada. La macchina funziona, funziona tutto, a parte il caldo esterno, da paura, per il resto direi che va tutto bene. A tra poco. Eccoci, amici, siamo arrivati alla curva di Pipocella. A mio giudizio, la curva più bella del mondo. Come potete ben vedere, hanno fatto anche un nuovo mega murales qui alla curva, alla casetta cantoniera del Pippocella, nuovi, come potete vedere, 2021 c'è scritto lì. In realtà non ho capito che cavolo c'è scritto, ma va bene lo stesso. Siamo praticamente a metà del nostro giro di oggi. Lì c'è il glorioso Pippocella con il suo fantasma dentro. Lassù c'è il coso per salire su. In realtà volevo salirci, ma non me la rischio perché ci vuole un ingegnere per salire lì. Poi con sto caldo qua. Ci sono 35 gradi in questo momento e niente. Sono 35 gradi, è il 14 di agosto, non so se l'avevo già detto prima, perché almeno quando vedete questo video sapete che è stato fatto il sabato di Ferragosto, domani è Ferragosto, oggi è la vigilia di Ferragosto, domani giro di boa dell'estate. A mio giudizio finalmente, perché non ve l'ho ancora detto, ma io detesto l'estate, il caldo e tutto quello che essa rappresenta. E niente, qua c'è la scaletta per salire su.
E niente. Ci vediamo dopo per il lavaggio della macchina. Ciao ragazzi, ciao a tutti. A dopo. Ciao ragazzi, eccoci qua per finire del video. La macchina è stata completamente lavata, come potete ben vedere. E niente, la giornata è stata molto calda. Come vi ho detto, la follia c'è stata al 100%. Io sono contento. Volevo farvi questo video. Siamo a Sesti Levante, fuori dall'autolavaggio più o meno. Cosa vi posso dire ancora? Sono contentissimo di aver comprato questa macchina qui, perché rispecchia al 100% tutto quello che desidero da una macchina. È piccola, compatta, larga, veloce, compattissima, e a me piace da morire. Non la usavo da tre settimane mi pare, sì, e ogni volta che ci salgo sopra dopo parecchio tempo godo come la prima volta. Quindi vi dico ragazzi, al 100% Twingo RS. Comunque ragazzi, grazie di tutto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Mystery Man. Ciao.